Intanto siamo 2000. Ciao a tutti. Vai, allora, a quelli che sono arrivati. Allora, oggi facciamo insieme la crostata ricotta e limone, che dicevo prima. È la crostata di tutte quelle che ho fatto che mi piace di più in assoluto. È semplicissima, vi darà un sacco di soddisfazioni, quindi oggi la facciamo insieme. Per fare la crostata ricotta e limone ci serviranno, per la pasta frolla, 2 uova, 100 g di zucchero, 80 g di olio di semi di girasole, 350 g di farina e mezza bustina di lievito per dolci. Per il ripieno, 500 g di ricotta, 2 uova, 120 g di zucchero, 40 g di fecola e, per dargli l'aroma limone, la buccia grattugiata di un limone e una fialetta aroma limone. Ok? Facilissima. Ok. Vogliamo già partire? La pasta frolla senza burro. Allora, questa è la mia pasta frolla senza burro. Poi dopo la fine del video vi dico tutte le sostituzioni, se la volete fare col burro, cambiare qualcosina nella ricetta. Voi intanto fate le domande così alla fine del video rispondo, va bene? Ok, vai, cominciamo. Allora, cominciamo. Mi faccio un po' di spazio così vedi direttamente qua. Faccio un pochino. Ah, ok, guarda, così è meglio. E tu come? Devi un attimo sistemate perché... Vabbè, perché tanto il ripieno potremmo facciamo la... Va bene. Okay, quanti siamo? Siamo 3.500 quasi. Ciao ragazzi. Ciao, per la pasta ciao. Frolla. Allora, per la pasta frolla iniziamo rompendo le uova in una ciotola. Quindi 2 uova. Poi aggiungo lo zucchero, 100 grammi. L'olio di semi di girasole, 80 grammi. Però sono brava a ricordarmi tutte le cose. Matematica proprio. Poi aggiungo il lievito adesso e ne metto mezza bustina. Lievito istantaneo per dolci. Mezza bustina corrisponde a 2 cucchiaini da tè rasi. Quindi se non c'avete il bilancino... E inizio ad aggiungere la farina poco alla volta. Io vado direttamente dentro con le mani, quindi comincio un po' a mescolare. Ragazzi, oggi c'è il sole, c'è una nuvola all'orizzonte, ma non penso che, insomma, penso che facciamo in tempo a finire la diretta prima che, che ritorna di nuovo il finimondo come l'altra volta che c'è cascata. Allora aggiungo la farina poco alla volta e mescolo sempre con le dita. Allora uno dice, perché la fialetta? Non basta la scorza? Allora, basta anche la scorza, però siccome mi piace un bel sapore intenso del limone, la fialetta ha quella marcia in più, diciamo, e quindi io di solito l'aggiungo. Però se non ce l'hai puoi tranquillamente non metterla. Leggi qualcosa tu mentre io impasto. Ok, una domanda, al posto della fecola? Allora, al posto della fecola puoi mettere l'amido di mais, o se non hai nemmeno l'amido di mais puoi mettere un po' di farina. Serve più che altro ad asciugare un po' la ricotta, quindi in cottura la crostata rimane bella asciutta e più buona secondo me. Ok, ma poi intanto che fermenta in pasta io faccio degli ingredienti di nuovo. Così. No, aspetta, guarda, non c'è così. Ok, siamo 4.000, eh? Ciao a tutti con la mano tutta infarinata. Fallo un botto. Schizzato dappertutto, ho fatto cucire senza pensarci veramente. Allora, adesso che la pasta frolla è diventata un pochettino più consistente, continuo a lavorarla sul piano. Metto un po' di farina sotto.
e continuo ad impastare aggiungendo la farina. Si dovrebbe vedere bene che la pasta frolla fatta con l'olio è molto semplice da lavorare, se ci fate caso, non si sbriciola come quella fatta col burro, per questo io la preferisco, perché faccio prima, è una questione proprio di velocità di esecuzione, perché la pasta frolla fatta col burro, perché la pasta frolla fatta col burro dovrebbe riposare in frigorifero almeno una mezz'oretta prima di essere stesa, così non si rompe. Comunque voi siete... Però se voi preferite quella col burro, insomma, lo sostituite. Però se preferite la pasta frolla... Oh, oggi proprio mi sa che cambia il tempo. Perché mi impapero. Siamo 4.500. Ciao ragazzi. Allora, se però preferite la pasta frolla classica, quella fatta col burro, allora, io ho messo 80 grammi d'olio di semi di girasole, voi dovete mettere 100 grammi di burro a temperatura ambiente e lo lavorate, insomma, come si fa la pasta frolla classica. Questa la faccio leggermente più duretta di come la faccio di solito la pasta frolla, proprio perché mi deve sostenere il peso della ricotta, che ne è mezzo chilo, perché mi piace con un bel ripieno, bello alto, e quindi, insomma, deve venire bella, non viene proprio morbida morbida, ma bella duretta. Toglie. Ciao a tutti ragazzi, poi vi diamo tutti gli ingredienti, sì, no, poi tutte. Li metto sotto, salveremo la diretta, tranquilli. Allora, ok, la pasta frolla è pronta, vuoi farla venire, vuoi venire qua vicino, te la stendo, sì, io a vedere. Allora, capite che è pronta la pasta frolla quando fate sto lavoretto qua? Aspetta, dimmi un po' l'attimo perché stavo in movimento, vedi? Allora, per capire se la pasta frolla è pronta, mm-hmm. Io di solito faccio così, vado col dito, se non si appiccica più, è pronta. Se si appiccica ancora tanto, aggiungo un pizzichetto di farina, perché ricordate che le uova non sono mai perfettamente uguali, quindi vi dovete anche un po' regolare. Oppla, scusa. Hai fatto la gente da casa? Ho fatto un calcio al cavalletto. Quindi la pasta frolla è pronta, spolvero un po' il piano, la lascio un attimino qui mentre preparo il ripieno. Mi lavo un secondo le mani. È una pasta frolla che si può usare per fare biscotti? Allora, aspetta, arrivo, ma... Qualcuno dice può aggiungere del limone grattugiato nella frolla? Allora, questa è una pasta frolla che potete utilizzare tranquillamente per fare crostate, biscotti, quello che vi viene in mente, una crostata arrotolata. Se volete ancora più il sapore di limone, ci grattugiate un po' di limone, ok? Sì, va bene, va. Basta mezzo. Poi, quindi, passiamo al ripieno. Vedi quando siamo svelti? Sì, sì. Allora, facciamo una cosa, guarda, prima di passare al ripieno, fa il recap degli ingredienti. Che sarebbero questi, raga? Segnatevi. Ok, aspetta un attimo. Opla. Ok, va, li metto così che si vedono meglio. Si vedono? Ok, adesso cominciamo a preparare il ripieno e poi prendiamo la frolla, eccetera, eccetera. Sei pronta? Sì, un attimo, giovo. Ok. Ok, vai. Vai, vai, tranquilla. Vado. Siamo 5.000. Ciao, 5.000. Allora, per fare il ripieno utilizzo 500 grammi di ricotta. Io di solito utilizzo la ricotta vaccina e prendo le confezioni da 250 grammi che si trovano nel banco frigo, che hanno una scadenza un pochettino più lunga. È abbastanza, la mia è abbastanza cremosa. Se la vedete che la vostra ricotta è un po' grumosa e un po' acquosa,
potete farla scolare un pochettino, quindi la preparate prima, gli fate uscire tutto quanto il siero e poi se volete la passate col passaverdure, insomma, per renderla proprio cremosa. Questa è già cremosa di suo, quindi ricotta cremosa. È buona questa qua. Poi alla ricotta 500 g aggiungo 120 g di zucchero, la buccia di un limone grattugiata, ricotta, zucchero e limone è già buona, già buona di suo, sì. Si può mangiare anche da sola. Anche qua, se vi piace la ricotta di pecora o la mista, è buona lo stesso, quindi prendete la ricotta che più vi piace. Sì, dice non c'è il limone, posso usare solo la fialetta. Certamente, va benissimo anche solo la fialetta. Io non aggiungo il succo di limone all'interno della ricotta proprio perché non voglio che sia troppo umida, l'interno troppo umido. Rimane bello cremoso, come lo faccio io, però insomma non vi consiglio di mettercelo. Ok. C'ho la metà della buccia sul piano di lavoro. Poi aggiungo l'aroma limone e ce lo metto tutto, perché comunque la ricotta ne è tanta. E do una prima mescolata. Fatto un casino. Ciao a tutti ragazzi, siamo 5500. Ciao raga! Poi aggiungo le uova, io ne metto due. E gli do una mescolata. Ok, faccio vedere l'impasto. Allora, stiamo facendo il ripieno. Gli date una sbattutella come quando fate la frittata, così si incorpora tutto, si amalgama tutto per bene. E aggiungo anche 40 grammi di fecola di patate, cioè sto filo. Okay. E aggiungo anche 40 grammi di fecola di patate. Io la setaccio perché la fecola tante volte c'ha un po' dei grumetti, quindi preferisco setacciarla. Una domanda, una ragazza ha detto se si potrebbero aggiungere le gocce di cioccolato. Puoi aggiungere le gocce di cioccolato, io ce ne metterei sui 40-50 grammi. Poi dipende dai gusti, se ti piace il cioccolato se ne metti di più. Bella idea, le gocce di cioccolato. E finisco a mescolare tutto per bene. Mi dici perché hai aggiunto le uova nella ricotta? Allora, ho aggiunto le uova nella ricotta perché in cottura l'uovo si cuoce e fa diventare la ricotta proprio una crema. E quindi secondo me ci stanno bene. E la rendono anche un pochettino più... adesso non mi viene il termine giusto. Unita, non serrata, cioè un pochettino più consistente. È pure più saporito il ripieno fatto così, eh.
Mi chiedono se la frolla deve riposare. Allora, la frolla non deve riposare. Io l'ho preparata prima perché ho detto partiamo dalla frolla. Però teoricamente la potevamo già stendere e mettere nella teglia e preparare pieno in un secondo momento. Quindi non serve. Proprio perché è fatta con l'olio. E sì, è molto più elastica e vedrete che se ci volete fare i biscottini, insomma le treccine, si lavora veramente facilmente. Anche i bambini, se li volete coinvolgere a fare i biscotti con questa qua, si divertiranno un sacco perché è molto elastica. E siamo 6.000. E risaluto gli altri 1.000 che si sono aggiunti. Allora, anche il ripieno è pronto. Ok? Adesso stendiamo la frolla aiutandoci con un foglio di carta forno. Allora, praticamente ne prendo 3/4 di quella che avevamo preparato prima. Si vede da qua o non sì, si sì. vede? Ok, la lavoro leggermente perché è stata un attimo ferma. Ok, quindi lavoriamo 3/4 della frolla. Sì. Io c'ho sto piano che mi ci trovo un sacco, è impastata direttamente qui sopra. Quindi ho preso 3/4 della frolla, l'ho lavorata leggermente, adesso aiutandomi con un foglio di carta forno la stendo qui sopra. Quindi metto un po' di farina qui sopra alla carta forno e con l'aiuto di un mattarello la stendo cercando di fare un disco. Metto anche un po' di farina sopra col mio mattarello magico. È l'unico che mi è rimasto ancora dritto perché Marco me li ficca dentro la lavastoviglie col calore, questi si rovinano tutti. Mannaggia te. Ok, qualcuno mi chiede se può mettere il mascarpone al posto della ricotta. Allora, quella è un'altra variante del ripieno della crostata che è buonissima. Un giorno possiamo fare pure questa qua. Ok, dopo glielo diciamo. Beh, la ricotta è un pochettino più leggera. Facciamo finta. Per farla tonda, la pasta frolla, il disco, girate la carta forno ogni tanto, capito? Così, per questo è comoda la carta forno pure quando si stende, questo motivo qua, perché si appiccica leggermente la frolla alla carta forno e quindi quando la diamo a mettere sulla teglia non dobbiamo fare altro che rovesciarla dentro e questa col peso si stacca. Ok, quindi il disco è pronto, intanto... Oh, ma domani piove. Secondo me sì. Vabbè, questa è una teglia da 26 cm di diametro, 26-28, adesso non mi ricordo, comunque non fa tanta differenza, perché se è un pochettino più piccolina viene un po' più alta, se no lo stesso. Mi sembra 28. Metto un goccino d'olio. Con le mani lo allargo per bene, andando bene anche sulle pareti laterali. È da 28 la teglia. 28, sì. E poi un bel pizzico di farina. Una bella sbattutella. E l'ho oliata e infarinata. Ne la posso fare oggi, Marco? Ne la posso fare? Tutta la papera, vai. Allora, sì, usati mais, scusami, di mais o fecola. Tu pure, non è che stai meglio di me comunque? Sì, sì, oggi siamo un po' tutti e due stanchi. Allora, che faccio? Questa l'ho preparata, non faccio altro che prendere il foglio di carta forno e lo rovescio sopra alla teglia, quindi mi aiuto appoggiandola qua. E con un colpo secco la giro qui sopra. Faccio aderire bene agli angoli, gli angoli qui insomma qua, intorno. E la stacco. Voi avvicinate o la si vede da lì? Si vede da lì? Sì, adesso guarda, mi avvicino. Un attimo solo. Praticamente con questa tecnica riesci a rovesciare tranquillamente la carta forno la pasta sfoglia nella teglia e si stacca.
Abbiamo già la base della crostata. La base della crostata. Se non ve la sentite, le fa sto movimento, anche se è molto semplice. Scusa. Ok, dimmi. Allora, se non ve la sentite, le fa sta cosa con la carta forno, rovesciarla, potete anche stenderla sulla carta forno e poi mettete dentro la carta forno direttamente nella teglia. Viene un pochettino meno precisa, però va benissimo lo stesso. Poi, praticamente, la riaffilo leggermente, tutta sta parte qua in eccesso. Aggiusti i bordi. Aggiusto i bordi. Leggi qualcosina, se no... No, stavo dando sempre le stesse domande. Alla fine del video comunque facciamo un po', sì, una un po' di risposte. Comunque siamo quasi 7000, Speriamo che non cada la connessione. No, senti Marco, mo pure oggi... Allora, l'ho sistemata anche intorno e adesso metto il ripieno all'interno. Guarda come sono brava, ti faccio tutto a favore di camera. Aspetta che vengo lì. Ma che bella. Do una bella livellata. Sto insiste Marco, ma cioè, era per fatte fare riprese, però un attimo, non è che proprio sto lì 2 ore, sistemo, ma sì, facciamo un giro, non è pronta così, basta che l'allargate e gli date una sistemata, okay, insomma. Ah, dice un ragazzo, dice guarda, siamo 7000, però noi siamo in 3, quindi vale okay. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Poi che faccio? Rimpasto la frolla con quello che era avanzato. Lavori la frolla? Quindi rilavoro la frolla. Per fare? E facciamo le strisce. Sennò che crostata è senza strisce. Recupero pure questa farina qua che mi fa disordine. Quindi faccio una sorta di rettangolo che poi taglierò a strisce. Ho fatto una piega. Allora, si può usare la farina integrale? Allora, si può usare la farina integrale. La farina integrale, se fai tutta farina integrale, è leggermente più complicata da lavorare. Quindi, oggi metti un pochettino più d'olio. Comunque, cioè, ti dico che ti si sbriciola un po' di più, però si può fare tranquillamente. Oppure puoi fare pure metà integrale e metà farina 00. Ok. E adesso con una rotella che abbiamo ritrovato. Ho già sto filo che oggi non me lo trovo, aspettate un attimo. È il microfono. Okay. Potremmo fare una roba che come si dice? Wireless. È troppo pericoloso. Praticamente faccio tutte strisce che poi andrò a mettere sopra la crostata per fare il classico, come si dice, griglia, la classica griglia sopra le crostate. Mazza come parlo strano oggi. Vabbè, faccio tutte la strisce. Decorazione. Facciamo la decorazione facendo tutte strisce. Vai. Wow, aspetta. Vai. Io ne faccio alcune più larghe e alcune più sottili. Le più larghe le userò proprio per mettere sopra la crostata e le più sottili intorno.
per fare un cerchio tutto intorno, per renderla più precisa, ma non è fondamentale, quindi non vi preoccupate se non le fate. Mo sono troppe queste. Vabbè, qualcosa mangerà. Vabbè, io mo le striscio dopo, vediamo. Questa a posto suo deve stare qui dentro, Marco, ti insegno. Quindi, okay, vabbè, mo non mi cazzia davanti a te. E quindi vado a mettere le strisce sopra. Si vede da là? Si vede abbastanza, aspetta che avvicino, faccio così, guarda. Facciamo questo lavoro qua. Ok. Se va bene. Vai. E li appoggio sopra. Se sono corte, le tirate leggermente che si allunga la frolla, proprio perché vi ho detto che è elastica. Quindi non vi preoccupate. Se è troppo lunga, invece la accorciate. Che si sente nuvola che respira sotto, in sottofondo? Se è mezzo addormentato. Wow, bella. Lo sistemate così un po' in diagonale. Per fare dei rombi. E adesso con la punta delle dita vado leggermente ad abbassare quella laterale in modo che... Faccio vedere così poi. Vai. Ok, dove stai qua? Qua? Sì. Così mi sta mangina, Marco, scusa. Allora, qua. Ok, scusate ragazzi. Scusa, non riesco a fare così. Vai, come facciamo? Abbasso leggermente all'altezza del ripieno. Ok, e vado a mettere le strisce, quelle un pochettino più strette. Le appoggio sopra, proprio al bordo della teglia. E premo leggermente. Aspetta, mi rimetto a posto. Fino a chiude tutto. Fate un altro giretto per sigillare bene. Questa ce la teniamo. E la crostata è pronta per essere infornata. Ok, aspetta un secondo, ti rimetto su, aspetta. Ti facciamo vedere bene tutto. Allora, pronta la crostata. Aspetta un attimo, dritta. Olè. Quindi, si inforna? Quindi la prostata... La prostata! No, per favore, vai, ripeti. Quindi la crostata è pronta per andare in... Com'è oggi così che c'è tutta questa difficoltà ad esprimermi? Dai, non fa niente. Tanto sono solo 7.000. Ragazzi, scusatemi. Oggi sto così. No, ieri è stata una giornata un po' emozionante. Allora, vai. Allora la crostata è pronta. La possiamo infornare a forno caldo e la facciamo cuocere a 170 gradi per 30-35 minuti col forno ventilato. A 180 gradi per lo stesso tempo col forno statico. Il mio forno a 35 minuti è perfetto, però a 30 minuti guardatela, ok? Date una controllata perché i forni non sono tutti quanti uguali. Quindi 30-35 minuti. Sì. Vai in forno. Come fai? No, tu stai lì che mi devo lavare un attimo le mani. Tranquillo, lascia quello, no? Lascia la scritta in sovrimpressione. Ragazzi, ma chi ve la fa la diretta con le scritte in sovrimpressione? Solo io ci posso riuscire. Allora, la cottura 30-35 minuti, controllate perché è un po' di così. Siamo pronti? E fammi un attimo finire di togliere la farina. Ok, ci sono. Ok, passati 35 minuti. Il tempo vola,
a stare insieme con questi miei carissimi amici che sono tantissimi. Il tempo è volato, sono passati 35 minuti, no, pazzesco, sono passati 35 minuti. La crostata è pronta, quindi la sforniamo. Dai, perfetta. Guarda che bella. Posso accendere un attimo, faccio dopo questa, faccio dopo per cuocere l'altra. Allora, è bella, eh? Bellissima. Aspetta che faccio un ravvicinato, facciamo vedere la crosta. Ma senti come scotta. No, no, le presine sono di scena. Ve lo dico perché questa qua l'ho fatta raffreddare, perché... Facciamola vedere un attimo. Adesso facciamo vedere anche l'assaggino, eh? Facciamo vedere anche l'interno. Gente chiede più dirette, vuole più dirette. Vi piace il format? Okay. Vabbè, no, basta organizzarsi. Eccola qua. Questa, vabbè, cantata. Possiamo togliere queste presine che so di scena. Per di più so pure un po' macchiato. Lui è Nuvola. Ciao Nuvola. Saluto tutti. Ok, che facciamo adesso? Allora, la lasciamo leggermente raffreddare prima di togliere la teglia. Però questa qua è già fredda. L'ho sfornata un'oretta fa. Quindi, per toglierla dallo stampo, facilissimo, perché basta che appoggiate sopra un vassoio o un piatto, qui sopra. Rovesciate, togliete il vassoio, vedete come si è cotta bene anche sotto, come asciutta. E colpo secco, è pronta, non mi succede niente. Ok, facciamo vedere. Ecco qua. Sono stata brava. Ci vuole zucchero a velo? Allora, già è buona così, una spolverata di zucchero a velo secondo me ci sta bene. Quindi gli diamo una spolveratella. Ok, che facciamo adesso? E gli diamo una spolverata con lo zucchero a velo. Vai, faccio l'avvicinato. Ma no, tanto. Poi succederà che praticamente nella parte della ricotta un po' si scioglie, perché la ricotta è leggermente umida, e rimane sulle strisce. Quindi è ancora più carina. Questa è bella da regalare, no? Uno la mette su un bel vassoietto come ho fatto io. Dentro un sacchettino del gelo fanno di quelli trasparenti, un bel fiocco rosso. Pronta. Pronta. Peccato questa tagliarla. Aspetta, fammi pulire, che io lo sai che a me mi piace tutto pulito. Ok. Che dite? È piaciuta, ragazzi. La fate? Un secondo che vi faccio vedere gli ingredienti di nuovo. Aspetta, qualcuno mi chiede gli ingredienti. Sono questi. Poi dopo Benetta vi dà tutte le soddisfazioni. Le facciamo adesso, prima dell'assaggio, perché così non ho la bocca piena. Perfetto. Allora, qui ci stanno gli ingredienti, fate lo screenshot e voilà. Poi? Poi, sostituzioni. Ok, aspetta un attimo, metto di te, stai storta. Perché stai storta? Infatti ecco perché la mia confusione, perché mi sentivo leggermente col cervello un po' da allora, parte. Allora, vediamo a chi ci chiede... Porca miseria, aspetta. Ok, vabbè, dai, facciamo finta che sei dritta. Vai, dimmi. Allora, ho fatto la frolla con l'olio, la mia frolla che utilizzo di solito, l'olio di semi di girasole. Ne ho messo 80 grammi. Se siete amanti della frolla classica col burro, ne mettete 100 grammi, va benissimo lo stesso. Però prima di stenderla, la fate riposare un pochettino in frigo, così non si sbriciola. Farina, ho utilizzato la farina 00, però se volete farla un po' integrale, potete fare metà farina integrale e metà farina 00. Oppure 100% integrale, però in quel caso dovete un attimo, insomma, è un pochettino più complicata da lavorare, ma va benissimo lo stesso. Ripieno. Sì. Per quanto riguarda il ripieno, ho utilizzato 500 g di ricotta vaccina, però se vi piace un pochettino più saporita, va benissimo la ricotta di pecora, oppure la ricotta mista, pecora e vaccina. Ho messo un bel limone grattugiato e la fialetta aroma limone. Se non avete la fialetta aroma limone, mettete un limone e mezzo grattugiato. Non vi consiglio di mettere il succo, perché il succo ce la rende ancora più umida. Già la ricotta di suo un pochettino è bagnata, quindi non vi consiglio di aggiungere anche il succo. Ho messo la fecola di patata dentro, perché asciuga. E se non avete la fecola di patate potete mettere l'amido di mais nella stessa quantità, e se non avete l'amido di mais potete mettere 20-30 g di farina,
Ho aggiunto anche le uova nel ripieno. Primo perché secondo me è molto più saporita con le uova. Diventa molto più cremosa, cioè sembra proprio una crema alla ricotta. Peccato che non la potete assaggiare, assaggio solo io e Marco, che sta dietro alle quinte. E, però, insomma, ho aggiunto le uova per questo motivo. Potete farla ancora più ricca aggiungendo le gocce di cioccolato, come mi avete suggerito voi. E ne servono 40-50 grammi. Ok, ragazzi, scusate, nel ripieno mi hanno detto che non ci ho messo le uova, perché Benetta non me l'ha detto. No. Ci vanno due uova qua. Ah, scusate, l'ho scritto qua sopra, vanno sotto. No, vanno pure sì. Vabbè, però sono due uova nel ripieno. Scusate, ragazzi. Dopo rifacciamo tutti gli ingredienti sotto in descrizione. Sotto. Va bene. Io te l'ho detto due uova. Sì, no, tu me l'hai detto. No, io ti ho detto due uova. Va bene, colpa mia. Come che dovevamo dire? Colpa mia, è stata colpa tua. Vabbè. E poi ricotta l'abbiamo detto, lo zucchero così qua là. Se vi piace così, guardate quanto è carina con una spolverata di zucchero a velo sopra, perché rimangono i rombi gialli. Questo è anche grazie alle uova che diventa un pochettino giallino il ripieno, quindi sembra proprio dei pasticcini, lo posso dire? Sì. Ok. E questo l'ho messo in una teglia del diametro di 28 cm. Se ce l'avete da 26 va benissimo lo stesso, vi viene leggermente più alta. Qualcuno dice se vuole fare l'arancia? Va benissimo anche ricotta con l'arancia, ci metti anzi se c'hai pure le arancette candite, le scorzette d'arancia candita dentro a pezzettini, ci sta benissimo. Okay. Quindi arancia grattugiata, fialetta aroma all'arancia e se ci avete anche i canditi, arancia candita. Poi? Ma niente, apposta, secondo me... Allora, se volete e vi piace, invece di fare le strisce come ho fatto io, siccome avanza un pochettino di pasta frolla, potete fare un altro disco e quindi la fate completamente chiusa, ok? Quindi vi viene proprio a torta. Tipo pie? Con quella lì, casomai ci fate dei biscottini, perché è buona la frolla. Perfetto, facciamo l'assaggio? Facciamo l'assaggio, il taglio. Allora, aspetta un attimo. Ok, vai, portami. Oddio, che sacrificio, mi devo sacrificare. Ok. A mangiare un pezzo di questa crostata. Dai. Aspetta, te la taglio, mi dispiace tagliarlo. Faccio piccolino però, dai. Sì. Così vediamo di pieno. Vedete com'è? La frolla sotto è perfettamente asciutta perché l'abbiamo fatta un pochettino più duretta. Il ripieno è morbido e cremoso, sembra una crema pasticcera all'occhio. In realtà è fatto di ricotta e sa tantissimo di limone. Che te ne devo fare una fetta pure per te oppure te ne mangi un pezzo della mia? Guarda com'è cremosa, pare la panna, vedi? Sì, bella. Vado? Assaggia, dai, faccio vedere. Che peccato, me la mangio solo io. È buonissima. No, non fa niente, adesso lo prendo dopo. È buona perché è morbida. La crema sopra il ripieno si fonde perfettamente con la frolla sotto, perché la frolla non è tanto dolce, invece sopra è un pochettino più dolce, si sente questo sapore del limone molto fresco. Mm-hmm. Niente ragazzi, la dovete fare. Chiede spediscemela, che gli devo dire? Mandate l'indirizzo che la spediamo, tranquilli, vai. Quanti ne sarete? 2-3 mila richieste? Ci scappa. Guarda, questa qua secondo me a fine pasto, oppure veramente se dovete andare a trovare qualcuno quando si può uscire tra un po', parenti, la preparate, è buonissima, quindi la dovete assolutamente fare. La confezionate, sì, mettete un bel nastrino rosso sopra e la regalate. Ragazzi, io vi saluto. Vi ringrazio della compagnia. Se avete domande su questa ricetta, suggerimenti, scriveteli sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video mettete tanti bei like, condividete. E noi ci vediamo alla prossima diretta o ricetta. Okay? Io finisco a mangiarmi la crostata perché l'ho fatta in casa per me. L'ho fatta per voi, in casa per voi. Ma è troppo buona. Buona. Un gran mattina a colazione. Ragazzi, la ricetta, spero che vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere.
Più che altro aspetto le foto, ok? Ci sentiamo prestissimo. Io mi finisco a mangiare sta fetta. Ciao a tutti, adesso vi scrivo gli ingredienti. Adesso vi scrivo gli ingredienti sotto e tutto il procedimento, vabbè, la cottura, eccetera. Scusate, ci stava un errore sugli ingredienti. Scusateci di nuovo questo piccolo inconveniente fatto da Marco. Io vi saluto. Vai. Io vi saluto e vi ringrazio della compagnia. Ciao!